Eccomi, buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video vlog. Allora, che poi non sarà un vlog perché penso che sarà tipo un get ready with me. Aspettate che mi devo avvicinare a queste luci, tutto qua sempre in modo molto live. Allora, mi sto preparando per andare a fare le guide, poi vado a lavorare, insomma, una delle mie giornatine delle ultime settimane che sapete che sono un po' intense, quindi mi preparo velocemente perché vorrei anche sistemare prima di uscire, perché poi appunto in questi giorni sono perennemente via. Vorrei anche riuscire a lavare qua i pennelli che uso, così almeno poi l'ho fatto e sono a posto. Quindi sono le 6:50, diciamo che tra 40 minuti devo andare via, per cui adesso cerco di toccarmi in modo abbastanza snello, poi mi truccherò con voi anche domani e se riesco anche oggi vi parlo, soprattutto se trovo i treppiedi della Reflex, perché non so più dove. Ah, che giornate pesantissime, più che altro non ho tempo di studiare con queste giornate qua, non c'ho tempo di studiare, mamma mia, aiuto! Domani poi, mamma mia, domani mi hanno attaccato il tossicologico anche da fare, per cui domani, cioè mercoledì e giovedì, oggi è martedì 7, ecco, domani e giovedì sono giornate, le due giornate peggio, ecco. Poi c'è il sabato, più che altro poi lavoro anche la domenica, per cui insomma un casino. Non andiamo a prendere anche una marca da bollo da 16 euro, cosa che spero di riuscire a fare stamattina. Perché se non serve per questo esame, servirà comunque per il prossimo, per cui ok. Sono tinta, ho mescolato sempre i miei due qua Skin Finite di She Glam, che dovrò anche andare a comprare tra poco, perché questi qua li ho quasi finiti. A parte che ho comprato tutto a ottobre, per cui insomma è passato un po' di tempo e come avete visto li ho usati sempre perennemente. Vado a mettere anche un po' di correttore qua, e questo qua è l'anti-age di Maybelline, che io ho tolto la spugnetta perché non è tanto igienica, il cancelletà. Questo qui è un ottimo correttore, se vi interessa, che riuscite a reperire anche facilmente. No, non è che ho messo l'olio. Vabbè, non penso ho messo le creme. Comunque niente, giornate un po' così. Ieri eravamo un attimo incazzati duri perché non ci è piaciuta molto l'organizzazione delle guide che dovevamo fare, perché allora le guide come funzionano? Io non è che vado e guido, cioè in teoria non dovrei guidare, poi alla fine ho comprato guidato, non si capisce bene il motivo, no? Io in teoria dovrei, le guide che vado a fare, andare a imparare a stare dalla parte destra e fare l'istruttore, quindi quello che, le guide che io dovrei fare sono atte a imparare a fare la parte dell'istruttore, anche quello che devi dire, che non è così scontato, perché bisogna sempre parlare costantemente, ma anche lo stare dalla parte destra della macchina hai tutta un'altra percezione, ma anche un'altra stabilizzazione del corpo, che non è affatto semplice, no? Allora, già la macchina con cui noi dovremmo fare le guide, avremmo dovuto fare le guide, non è una macchina da. Allora, è una macchina abilitata, chiaramente, però è una macchina che viene usata per persone che hanno già la patente, fondamentalmente, per fare tipo le BA, che la E è quella per portare i rimorchi, per intenderci, no? Ecco, e quindi non ha neanche il pedale dell'acceleratore, ok? Mentre nelle autoscuole normali c'hai tutti e tre i pedali sul lato di destra, no? Beh, già quello è una differenza. Boh, in più, tutte le ore che noi dovevamo fare di B, noi le abbiamo fatte di BE. Qual è il problema? È che le abbiamo fatte con i ragazzi che dovevano imparare la BE, e che quindi io non ho imparato niente, perché là, loro sono là per imparare con un istruttore abilitato, non con uno che deve imparare, capito? Cioè là dovevano farci fare le guide da soli con l'istruttore nostro solito e farci fare la parte di stare dalla parte dell'istruttore, no? Quello doveva essere. Adesso probabilmente non riuscite a capire, non so se siete riusciti a capire il discorso, magari se non si è capito bene ve lo spiego un altro momento con più calma, lo dite nei commenti, perché capisco che se magari uno non è nel settore, chiaramente non è che si capisca facilmente poi. Ah boh, comunque magari qualcuno di voi ha capito. Vabbè, insomma, ditemi se non avete capito, ve lo spiego con più calma, in modo fatto meglio magari. E niente, insomma, quindi
Cioè, praticamente noi, infatti ieri è venuto anche Diego, che però Diego avrebbe finito di fare le sue ore. Cioè, eravamo abbastanza incazzati perché alla fine le ore che dovevamo fare, che abbiamo pagato, perché il corso non è che costa proprio 2 lire 2 euro. Cioè, il corso costa 2500 euro, giusto per farvi capire, no? Ecco, bene. Però ha tenuto botto. Dai, ricompattati. Questo proprio che sei il mio preferito, bastardo. Proprio a te. Proprio a te doveva succedere questo. Ora, se me ne volete regalare uno. Piango male. Vabbè, dovrei riuscire a usarlo, ma... diciamo che... vabbè, niente di grave, niente in tutto, eh. Ci sono cose molto più gravi nella vita. E noi lo sappiamo tutto molto bene. Ah, non vi ho più aggiornato su Matteo. Matteo è ancora in ospedale, che è giusto, insomma, perché tanti di voi poi magari mi scrivono in privato, io poi magari dimentico di dirlo qua, perché questa settimana è qua, sono abbastanza fusotta. E Matteo è ancora in ospedale, sta discretamente... cioè discretamente, insomma, quindi aspettiamo che si ristabilisca. Però è sempre presente nei commenti, se volete chiacchierare con lui potete farlo tramite i commenti qui sotto, che di solito c'è sempre. E ecco, così. Visto che l'ho sentito ieri, ci ho chiacchierato un po'. Ecco. Vabbè, quindi... sono anche in preciclo, per cui tanto manca solo che mi cascasse il mio blush preferito. Che fastidio, mamma mia. Ecco, comunque sì, eravamo abbastanza neri perché non ci siamo sentiti un po' usati, perché ci hanno messo delle ore di guida nei momenti in cui, insomma, non sono stati corretti. Infatti oggi mi sa che andremo a parlare di strova, perché non va bene. Come se sto mangiando un sacco, non di porcherie, tipo di verdure, roba varia, ma non è vero che la verdura non ingrassa, eh. Questa è una balla colossale, perché è tutta calorie. Se vi mangiate 3 kg di verdura tutti i giorni, ingrasserete lo stesso, vedrete. Tutto va, a tutto ci vuole una regola, a tutto, non c'è una roba che dite la mangio all'infinito, oh, ecco. Che ora è che se avete una fame nera e mangiate 3 kg di verdure è meglio che non fa che vi mangiate 3 kg di pasta, perché comunque l'impatto a livello calorico è molto diverso. Però sì. Quindi attenzione qua ai falsi miti, eh. Che ora è? E che devo anche... potrei mettere a caricare un po' il mio orologio. Vabbè, sono importante. Io sapete che per le sopracciglia faccio sempre un po' di pastrocci, che mescolo un po' di roba qua. E in modo che abbiano un attimo di tridimensionalità in generale. Prendo un qualsiasi ombretto chiaro che trovo, che abbia una tonalità ocra, insomma, che possa sembrare comunque un colore naturale, che in realtà le mie sopracciglia sono molto chiare, ma chiaramente adesso c'è il tatuaggio sotto, per cui ho il problema opposto di quando li avevo neri, no? Che le sopracciglia, anche se tatuate, erano troppo chiare, adesso sono troppo scure, chiaramente, no? Che in realtà è un problema adesso che mi faccio solo perché ho i capelli un po' rovinati ed essendo molto sottili non riflettono abbastanza la luce, infatti in alcuni momenti dove c'è una luce particolare sembra che la mia frangia sia super corta, come questa qui sotto, no? Perché in alcuni punti vedete è sottilissima e quindi non riflette la luce e di conseguenza se ho anche il sopracciglio un po' più scuro fa notare ancora di più questa cosa. Per questo ci tengo un po' di più a fare le sopracciglia un pochino più chiare,
questo è proprio un problema anche, diciamo, momentaneo, che poi una volta che saranno cresciuti i miei capelli, che saranno più sani, più forti, che ci sarà per l'appunto il mio biondo che è leggermente più scuro, vedete la differenza, no? Qua in parte al platino sembra molto scuro, in realtà è un 9 naturale, per cui è una bella base chiara. E quindi sì, ecco, diciamo che una volta cresciuto il mio colore naturale, e che non ci saranno più queste parti molto rovinate, sarò anche con le sopracciglia più scure, perché in realtà a me il biondo platino con le sopracciglia scure piace anche qua questo residuo. Passo ancora un po' di cipria qua sopra in modo che si fissino bene bene, e la ripasso anche un po' in generale perché comunque la giornata qua è lunga, è fredda. Devo pulire qua sopra, mi devo fare troppe cose. Che ora è? 7:02, no? Mi sa che stamattina non riesco a fare un cazzo. Potrebbe essere l'idea per quando torno a casa, invece che pranzare, mettermi qua a pulire in modo che mangi un po' meno. Stasera più che altro devo riuscire a mangiare poco poco, perché domani ho la mattina, poi è un casino, poi ho il tossicologico. Domani, guardate, mi rompe le palle dover andare a farlo, perché già una settimana impegnativa, no? Domani avevo detto vado a casa, non vado neanche in palestra, quell'oretta lì che avevo diciamo, di tempo, e mi rilascio un po', mangio con calma e poi mi rilascio, anche perché domani sera per l'appunto finisco il corso alle 10 e giovedì mattina alle 7 inizia il corso, dalle 7 all'1, perché sono 6 ore, quindi abbiamo anticipato di un'ora. Boh, ecco, questo per dire. E poi al pomeriggio ho altre 3 ore di guida giovedì. Quindi sono un attimo presa. Come illuminante qua ho messo quella base cremosa qui che avete visto da Biglow. Non so neanche se esista ancora, è vecchio questo qua. E poi ho preso questo qui della Natasha. Vedete, mi ha fatto questo bellissimo effetto. Dovrei andare a fare qualcosa a questa roba. Vedi che qua comincia a cadermi la faccia. Devo andare dal mio medico. In un altro momento, perché adesso proprio. Mamma mia. Facciamo un po' di contouring sul naso. Poca roba. Non lo faccio mai perché poi mi soffio il naso. Non ha tanto senso. Preferisco fare quello a rovescio, cioè mettere tipo l'illuminante o comunque le parti più chiare, che secondo me è più bello da vedere. Tipo così. Però vabbè, insomma, chi se ne fotte. Allora, questa qua devo fargli la punta, che è sempre la 33 di Astra. Finisco tutto il resto e dopo faccio gli occhi.
Ok, arrivati qua, vado a prendermi questo qui, che è questo bellissimo grigio che sapete che mi ha fatto innamorare l'altro giorno. Lo prendo col pennello perché non mi interessa che abbia un effetto super pieno. Se invece volete un effetto super pieno, vi consiglio di prendere con le dita. Molto bello questo grigio, che diciamo che per le 7 del mattino sarebbero un po' pesanti, ma adesso ci voglio di avere l'occhio un pochino intenso. Devo sistemarmi anche i capelli, per cui mi sa che oggi non faccio un cazzo adesso questa mattina. Io sto giusto a letto, ho sistemato cicini nella cucina, però vabbè, non importa. Questo mi stimolerà oggi a venire a casa a non fare cose, cioè non mangiare troppo, anzi dovrei fermarmi anche assolutamente a fare un cicinin di spesa, perché non so quando farlo, sennò. Perché venerdì mattina, che è l'unica mattina libera che ho prima di andare a lavorare, vorrei studiare, cioè, vorrei proprio studiare. E vediamo se riesco a prendere stamattina, mentre facciamo le guide, la marca da volo, fermandoci da qualche parte, in qualche tabaccaio. E devo anche compilare i moduli per sabato. Che disastro, mamma mia. Ah, che disastro, proprio si può dire qua che disastro si può dire stavolta. Adesso io qua ho questo bel grigio qua, però vorrei mettere questo, che è un verde oliva particolare, per dare dei riflessi un pochino più particolari. E anche, sapete, il grigio fa molto da sera, no? Ed è molto bello, però è un grigio questo molto disco secondo me. E adesso mettendoci sopra questo verde così, anche se è intenso, intanto vado a fissare bene bene l'ombretto, no? E gli toglie quella parte di seralità che ha il colore e lo fa sembrare, nonostante sia scuro, più da giorno, più adatto alla giornata, insomma. Perché a volte basta un riflesso, vedete, è cambiato molto, è rimasto scuro, però è più elegante, è meno festoso. Adesso io comunque vado a cercare di alleggerire bene bene le mie parti laterali qua con un ombretto nude. Adesso sto usando sempre la palette qua, la Honey, vado a prendere questo, che è un nude rosato proprio, insomma. Perché col fatto che ho i capelli un po' alla cazzo, allora cerco di avere l'occhio un po' più figo, in modo che la concentrazione sia sugli occhi e non sui capelli un po' rovinati. Perché adesso dovrei anche rifargli un attimo un po' di tonalizzante, un po' di tinta, non per variare il colore del capello, ma per dargli un po' di corposità, perché se voi fate un tonalizzante anche a 10 volumi vi va a filmare un po' il capello, non è che lo danneggiate.
Io ho anche il 9, ho anche il 6 volumi, per cui capite che sono volumi talmente bassi che piovono solo a rivestire un po' il capello, gli dà quell'aspetto un po' lucido e un po' sano, e anche in realtà tenendo le cuticole un pochino più chiuse gli fa bene. In realtà bisogna anche sfatare il mito che tutte le cose chimiche, tinte, robe varie fanno male, dipende cosa si fa, con che ossigeno si fanno, con che frequenza si fanno. La roba che fa più male di tutti i capelli è la decolorazione. Le tinte fanno male quando si usano volumi alti su tutte le lunghezze, ma anche se usate un volume alto in cute non vi farà poi del male, perché non è che si fa spesso. Però la tonalizzazione, o comunque andare a dare un film ai capelli per farli stare anche più disciplinati, quello non gli fa del male. Ecco, sfatiamo un po' di miti. Quando uno sa cosa fa, il capello non soffre. Qua il mio capello soffre perché è stato decolorato. Ed è stato decolorato troppo. In alcuni punti bisognava fare un lavoro più certosino, più millimetrico. Quello non è stato fatto. Ok, un filo di eyeliner, veloce, veloce. Ecco, quando verrò a casa probabilmente dovrò darmi una sistemata solo all'eyeliner, perché chiaramente l'eyeliner è una di quelle cose che tendenzialmente si ritocca sempre quando si fanno degli smokey, perché comunque un po' di polvere cade, appunto, a meno che non lavoriate e saliate in macchina, entrate in ufficio, che allora non siete tanto esposti al vento, l'aria, alle condizioni climatiche, ecco, però insomma. Anche solo mettersi una sciarpa, pettinarsi, eccetera, vi sposta un po', perché insomma le polveri sì, stanno attaccate, però non è che sono attaccate col bostick.
Questo è il mio make-up look preferito in assoluto. Adesso mi sistemo i capelli e vengo a salutare con i capelli a posto. Dopo provo almeno ad imbastire l'ordine qua, così almeno devo solo lavare i pennelli oggi. Potrei andare via così. Aspettate. Niente, oggi non voglio non stare. Più che altro ieri sera, quando sono tornata a casa al pomeriggio, perché poi in realtà io sono abituata a portare i capelli in modo molto ordinato, no? E i tagli spettinati, come andrebbe questo qua, che è in origine quello che mi ha fatto la Daniela, no? Poi ieri, l'altra sera, il cinese me l'ha sistemati da Dio, però qua non me li ha potuti toccare perché non aveva margine, no? Mi ha toccati dietro e leggermentissimo quel punto, però mi fa qua, non ho spazio per toccarti i capelli perché sono troppo corti. Mi fa per quello che gli ho detto che voglio fare io, cioè farli crescere un po' alla volta pari e fare il caschetto pari, no? Dopo, comunque. E qua in realtà il taglio che mi ha fatto la Daniela andrebbe portato spettinato, cosa che io non sono in grado di fare. Uno, perché il mio capello non è adatto a fare le robe spettinate, no? Vabbè, comunque. Dai, comunque, vabbè. Stasera li dovrò lavare perché domani se non so quando farlo. E domani poi ho il turno di mattina, insomma, non posso andare via a lavare quei capelli di merda. Qua vedete che stanno un po' su alti. Cioè, vorrei anche andare via con una mollettina, ma. Cioè, che caso faccio, vado via così stamattina? Non mi sento a mio agio. Cioè, vorrei andare via, però insomma, sto andando anche. Comunque dopo devo andare a lavorare. Anche no. Anche se così mi piace molto, devo dire. Dovrei trovare delle mollettine così un pochino più piccole, magari dorate. E allora sì, prende un senso. Però così, proprio dorate. No. Se no tirarli su, però. Boh. Facciamo che intanto resta un tipo qua così. Stile spettinato, tanto va di moda, no? Io ho notato che tutti i tagli moderni sono tipo stile rovinato e spettinato, no? Vanno di moda i capelli di merda ultimamente, vedo io. E oh. Vabbè, dai, se stessero su anche qua un pochino. Oh mio Dio, me li dovrei bagnare qua, non ho tempo di fare sta roba. Vabbè, ascoltate, ci vediamo in un altro momento dove più o meno me li finisco di sistemare. È diventato tardissimo per sistemare questi capelli, comunque questo è. Allora, siccome non mi potevo vedere, mi sono infradiciata la frangia in un minuto e me la sono riasciugata e ho risolto tutti i problemi. Guardate qua, adesso è venuta bene. Faccio vedere anche fuori il tempo. Oh, vedete? Guardate, proprio l'ho preso l'acqua nelle mani, ho proprio bagnato tutto, solo bagnato con acqua e via. Vediamo se ecco, eccolo qua, trappini. Adesso mi devo mettere i pantaloni. Vedete? Bene, dai. Sono riuscita a sistemarmi. Aspettate un attimo. Eccolo qua, il mio intrapiede. Oh, così è un'altra vita a tenere in mano questo. Oh, che bene. Dai, vedete che non fa più quel rialzo verso il dritto. Ecco, così è bene. Devo ricordarmi di bagnare fortemente la frangia quando è messa così. Che così sono a posto. Allora qua io avrei dovuto sistemare e mettervi un po' di cose, ma no. Comunque stasera li dovrei lavare. Perché non so domani mattina come possono essere messi. Vabbè, c'è un tramonto. No. Belli i capelli così, sono proprio. Cioè belli, nel senso, mi piace come mi stanno, anche se il capello è rovinato. Non vedo che crescono, ripeto, lo ripeterò sempre i miei perché così viene proprio tutto un altro aspetto. Eccomi qua, allora spegniamo qua anche la ring light che ho messo qua perché così la mattina posso, vedete, posso studiare bene
senza tenere quella lì che è senza spina accesa, perché sennò tiro su le persiane, metto le brave, vado via, è tardissimo, devo andare via, ho 5 minuti per andare. Cioè stamattina, vabbè, ero convinta che avrei fatto 3.000 cose, adesso sono messa così. Ero convinta che avrei fatto 3.000 cose, invece non ho fatto un cazzo. Cambiano sempre qua le cose. Vabbè, dai, non importa. L'importante è che questa mattina la prendo. Mamma mia. No, sì, bastava lavarla, stupido, è perso un sacco di tempo. Vabbè, dai. Ragazze, ci vediamo dopo. Buongiorno. È tardi. Sapete cosa ho scoperto? Che se invece che stare là con lo shampoo secco, calze matte, per tamponare la situazione, io stamattina ho sgrondato i capelli con un po' di acqua, non un po' più sotto la mandina, mi sono messo i capelli in mano, i capelli, l'acqua in mano, e mi sono bagnata bene, bene i capelli, poi ho risciacquato così, quel primo strato di sebo che si forma quando, finché non dovete lavare i capelli, si leva via. E quindi riesco ad arrivare oggi pomeriggio, perché se dovevo lavarmi stamattina veniva fuori un delirio. Adesso io che ho un po' di fretta, io vi faccio vedere lo stesso come mi trucco, però sto qua in silenzio perché sennò perdo troppo tempo, perché avete visto che perdo un po' di tempo quando sono qua con voi, tanto la roba che uso è sempre quella. Però almeno siete qua, partecipi, no? E il video si allunga un po'. Adesso farò veloce, anche perché comunque oggi mi devo lavare i capelli. Vorrei riuscire a tonalizzare un attimino il biondo, perché questa parte decolorata qua si svuota subito e diventa subito un po' bruttina a seconda della luce. E allora dargli anche un 10 volumi o un 9 volumi, allungando così, dandogli un po' un film, ai capelli stanno meglio. Ma anche proprio il capello poi sta meglio. Noto, la tonalizzazione dura 10-15 minuti scarsi, per cui è proprio giusto per dargli un attimo di refresh. Ecco, questo è l'assunto. Mi trucco, è freddissimo fuori, tra l'altro. Solite cose. Dovrei prendermi un orologio, perché il mio ho messo in carica adesso che era scarico. Fare veloce veloce. Questa sarà l'unica parte così silenziosa del video, questo qui è questo.
Ma sono diventa. Cioè, sono io mi perdo, lo vedete che chiacchiero sempre. A parte che è presto, devo imparare a fare più piano, perché io mi devo fare degli orari assurdi, mattina presto, sera tardi. Ma la gente qua vuole anche dormire, no? E per quanto sia fatto bene il mio appartamento, i muri sono muri anni 90, per cui passa sempre qualcosa, qua secondo me è un po'. Siamo giusti. Mi sento tutti i denti un po' sensibilizzati, secondo me è proprio quando sono in preciclo che non sono più sensibile. Vabbè, sono sensibile. Questo se qualcuno me lo regala io sono felice. Perché è proprio il mio preferito. E sono, guardate, super triste di dover stare attenta a non potermelo portare più via. Solo il pensiero che oggi pomeriggio mi devo lavare i capelli, mi devo rifare tutta la lambada qua di trucco, mi viene male. Non c'ho voglia. Dovrei provare a lavarmi in doccia, fare come facevo in palestra, che non mi lavavo la faccia, che facevo tutto all'indietro, però non so se riesco. Thank you.
Dopo che ho finito di bere il caffè, vado a lavarmi i denti. E dopo finisco. Tra l'altro stamattina ho una linea di merda, che è la linea del 13, se qualcuno di voi parla e sa, ed è proprio una linea di merda. Tutti noi autisti la odiamo perché è una linea insulsa di merda. È lunga, è piena di curve, è proprio una linea articolata, è una linea dove non hai tempo a sufficienza, è una linea dove carichi una marea di anziani rompipalle, di quelli antipatici, non tutti. Però anche lì ogni linea ha le sue problematiche, perché in tutte le linee servono anziani, perché in autobus ci va chi non ha la macchina fondamentalmente, ma in questa veramente veramente tanti, cioè sono praticamente solo anziani, e guidare con gli anziani in piedi non è la stessa cosa che guidare autobus che trasportano, sì, anche anziani. Questi qua sono quasi tutti anziani, veramente. Pochissimi studenti, pochissimi, no, studenti sì, però la prevalenza sono proprio anziani. Ed è un casino, perché l'anziano tende a non aggrapparsi, a voler stare in piedi anche quando non è manco in grado di deambulare, a salire piano, che non è un problema, lo aspetti anche, però alcuni veramente ci mettono 3-4 minuti a salire perché non ce la fanno, che ti viene da dire ma dove vai, che rischiano soprattutto di farsi male loro, e io non è che posso aspettare 10 minuti a fermata perché non arrivo più. E purtroppo la maggior parte degli anziani non ha il buon senso di dire evito perché rompo le scatole, perché giustamente vogliono uscire, fammi lavo i denti. Ho anche la videocamerina là un po' scarica. Comunque adesso io fisso di nuovo tutto con la cipria. Sì, ecco, giusto per dargli una cosa. Se mi ricordo qua, magari vi metto la musichetta un po' più alta, poco non so, non lo so neanche io cosa fare con questa parte di video.
Vado a sistemare i miei capelli, vado via, ci vediamo forse oggi, però non sono sicura, ok? Baci. Aspettate, che arrivo. Un attimo, prima che faccio cadere tutto qua, aiuto. Allora, sono a casa. Mi sono anche lavati i capelli, mi sono fatta una bellissima piega che da struccata non rendo molto con la piega fatta, sì, rendo molto di più con la piega fatta quando mi sono truccata, perché così sembra un po' Dante Lumena, però mi sono fatto proprio una bellissima piega con il fake Dyson, sono venuti proprio bene bene bene, guardate che bello, bel tutto, sì sì sì, c'è proprio, sono andata anche un po' di antigiallo, venuti proprio belli belli. Ora io riperderò di nuovo il treppiedi che è dall'altra parte, comunque sì, sono venuti molto molto belli, molto bene. Ho fatto proprio una bella pieghettina, infatti adesso non gli sposto neanche la frangia finché non mi trucco. Era partita la batteria, sono andata a casa con una fame nera, tra l'altro ho fatto anche il tossicologico oggi perché mi mancava su quello, prima mi sa che ho risciacquato poco male l'antigiallo della Sunsilk, che è blu, che in realtà non andrebbe proprio benissimo perché tende a farli un po' grigi, e mi sa che non l'ho risciacquato bene. Vabbè, poco mi interessa perché tanto è un balsamo, quindi più di tanto il pigmento non è che penetra, però insomma. Comunque sono qua che chiaramente ho riperso il treppiedi, devo mettere a lavare delle cose, adesso quei miei capelli sembrano, non capisco mai se in video sembrano una merda oppure no, comunque in realtà bene, poi quando saranno un po' più lunghi starò meglio anche con il discorso sopracciglia, perché adesso avendo il taglio un po' adattato, il colore un po' ogni... questa frangia un po' così che qua è tanto sottile, per cui fa diciamo che con a parte che comunque io i capelli li tengo sempre qui dietro, ecco, adesso queste sopracciglia qua struccata sono tanto scure, e quindi perché comunque erano fatte, mai avrei pensato di tornare nera, però di tornare bionda, scusate, da nera, però boh, comunque in realtà non è che mi dispiaccio. Da là soprattutto si vede tanto, e senza trucco si nota tanto lo stacco, però poi appena la frangia sarà più piena le sopracciglia si cancelleranno anche un po', perché chiaramente ci va sopra, no? Devo dire che mi sembra che sono venuti proprio belli, belli lucidini, che avevo proprio bisogno di lavarli, proprio guardate, avevo proprio bisogno di lavare i capelli perché erano in una condizione brutale, che poi sembra sempre che ho la radice scura, che non ho mai avuto i capelli scuri in vita mia, ma probabilmente è proprio il fatto che sia a fianco a un platino che fa sembrare la mia base così scura, no, per il contrasto, però vi assicuro che, vabbè, a parte qua che ce li ho silver adesso aiuto muoio, a parte il fatto che adesso hanno sto platinissimo, vabbè, sto antigiallo blu, ecco, ho proprio lasciato, mi sa che non ho risciacquato proprio bene, vedete, vabbè, poco male, moderno, no, perché è molto moderno qui, devo dire, il colore, vabbè, a parte ste cagate, vediamo se accendendo questa, io continuo ad avere il, se accendendo questa viene un po', ecco, così insomma. Poi ho anche l'autoabbronzante, quindi platino, abbronzata fake, sopracciglia scure, sono Jersey Shore, comunque dai, mi sono fatta bene la piega, bella, un po' leggermente bombatina, sì sì, ho fatto un bel lavoretto, la prossima volta se riesco mi faccio la piega con voi, e niente, appena posso gli do una ritoccatina il colore qua comunque. Per vedere se riesco a dargli un aspetto più naturale, più, si sembra platino, però vabbè, insomma, comunque poco importante per adesso. Belli, molto belli, a parte sta cosa che sembra che ho la ricrescita scura, vabbè, non importa, facciamo finta di niente, non vedo l'ora che questa cresca bene, bella piena, così quando la sposto qua viene bella, mi copre le sopracciglia
e faccio la figa. Comunque così sarebbe un taglio modernissimo in realtà, eh? Proprio, sì sì, super moderno. Vanno un sacco di moda questi tagli qua, soprattutto le russe hanno tutti sti, alcune, o hanno i capelli lunghissimi, hanno i tagli cortissimi, così la Valentina è chiaramente bionda, le russe, perché sia mai che si facciano un colore diverso da quello, no? Vabbè, comunque, vediamo la luce, dovrei sistemare la mia vita, dovrei sistemare un sacco di cose, però adesso, visto che ho messo sulla batteria nuova, finisco di sistemare in cucina. Oh, mi rilasso mezz'ora, bisogna chiudere gli occhi perché sono finita marcia proprio. Io ho riperso il treppiedi. No, deve essere di là quello piccolino. Aspettate, venite qua un attimo che mi metto il... Appoggiati. L'orologio qua. Mi sento un po' Paola Barale, non so perché. Cioè, magari essere figa come la Barale. Ah, comunque sono venuta a casa, avevo una fame tra tossicologico, turno di mattina, cose, giornate super piene, avevo una fame, ho mangiato abbastanza. La cosa positiva è che stasera in teoria vorrei venire a casa e andare a letto, comunque vedremo, dai. Comunque dai, dopo ci trucchiamo insieme, sono sempre più soddisfatta, non vedo l'ora che sia passato un anno per vedere bene come saranno i miei capelli. Sì, 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 come li porterò, chi lo sa, ma perché l'anno scorso a quest'ora mai avrei pensato di ritrovarmi quest'anno così, ma proprio mai, non ci avrei mai creduto nella vita, giuro. E da qua proprio si può proprio dire mai, comunque dai, ci vediamo tra poco. Torneremo vincitori. Allora, qua in compenso è sempre un casino, però... Se domani mattina mi alzo presto, in teoria ho quasi sistemato casa, quindi sì, sono anche stata capace di sedermi 20 minuti sul divano, però non ho dormito un cazzo, però anche solo dire sto qua in relax, mamma mia, guardate le giornate di sta settimana qua mai viste, giuro, perché poi è anche proprio una roba poi psicologica, no, che ti senti pressato, perché secondo me, insomma, voglio dire, mi rendo conto che sono più stanca, sì, vabbè, sono stanca anche fisicamente, però non tantissimo, cioè mi stanco un po' di più con la palestra, sinceramente. Anche venerdì mattina io dovrei stare a casa e studiare, però io venerdì mattina così quasi vado in palestra perché sento proprio il bisogno di muovermi fuori, perché tanto seduta proprio mi devono venire, mi sento stressata fisicamente, sento il bisogno di muovermi perché poi già... Boh, non so neanche io, sabato, domenica, lavoro. Sotto mi sono messa la maglietta termica comunque perché ha un freddo boia, un freddo cane. E vabbè, dai. Allora, devo darmi una mossa, che questa frase qua potrei tatuarmela, secondo me, per voi, perché mi sentite dire sta roba spessissimo. Crema notte, guardate, come se piovesse, perché adesso io mi incremo bene. Sì, oggi ho fatto una cosa che non si fa, ossia... Perché io in realtà non volevo lavarmi la faccia, no? Ve l'avevo detto stamattina, no? Non volevo, dovevo lavarmi i capelli perché sentivo che stavano un po' più male, poverini, boh. Ecco. Però non volevo lavarmi la faccia. E invece poi alla fine mi sono struccata sotto la doccia. Ditemi se l'avete fatto anche voi. Perché poi ero lì sotto, ho detto, oh, sì... Adesso, visto che sono qua e domani o stasera quando torno a casa vediamo, ma no, non penso perché non faccio ora. Vorrei truccarmi con una palette che, aspettate, torno, che è tanto che non uso, ossia la mia bambina preferita. Infatti ho messo anche le luci viola dietro apposta, no? Che è tanto che non uso e vorrei usarla. Comunque, ho letto, questo dovrei andarlo a ricomprare, non so quando fare queste cose, cioè tipo, non è che è un bene se non compro cose in realtà, però vabbè. Ah. Potrei andare via così? Cosa dite voi? Questo taglio di capelli che ho sta bene solo quando sono truccata.
comunque questa storia che la gente crede che con i capelli corti ci si faccia prima da ghindare deve finire, perché non è proprio, è proprio una boiata, e l'ho sempre saputo perché, ripeto, io porto i capelli corti tantissimi anni ed è proprio una cazzata, è proprio una vera bugia, proprio una bugia di quelle totali. Proprio, non è proprio vero. Vabbè, vado a mixare questi due prodotti qua, che sono gli Skinfluencer di Shiglen, con questo pennello che non è adatto, ma io uso questo lo stesso, perché c'ho questo sotto mano. Io sono, ho capito, proprio sono il rapanello delle beauty guru. Rapanello è il cuoco che fa le cose che mi piacciono un sacco come personaggio, ve l'ho già detto. Lui proprio mi fa impazzire, lo adoro. E boh, comunque, dai. Alla fine mi sono convinta a prendere un ossigeno 30 volumi per quando dovrò fare le tinte. Però adesso vediamo se lo lascio al locker oppure no. Vabbè, vedremo cosa succederà con questi capelli. Vi terrò aggiornate. Intanto ho trovato... Non vedo già l'ora di tornare da quel cinese che mi ha tagliato i capelli per dirgli... Fai, passerà qualche mese, si spera. Fare il mio caschetto pari, che non vedo l'ora che mi torni alle... Che in realtà adesso, quando io mi guardo così, che quando sono truccata, che mi guardo, penso che sto da Dio con questo taglio di capelli, no? Perché è un po' particolare, un po' tutto, però... Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Per il mio compleanno mancano 5 mesi, in 5 mesi dovrei avere i capelli qua, più o meno. Vedremo se è vero. A me crescono tanti i capelli, mi crescono davvero tanto. Vedremo un po' cosa succede qua, perché io qua con i capelli, per fortuna che mi crescono in fretta, guardate. Ecco, schieriamo bene anche qua le mie sopracciglia, che vorrei capire se posso, no, così sono ancora scure, vanno proprio schierite, zenuti. Vabbè, comunque non è che mi dispiace questa roba del squillo, anche perché in realtà, ripeto, ve l'ho già detto, ma voi non avete due palle così di sentirmi parlare di ste menate? Cioè io vi stimo che voi mi amate così come sono, perché veramente, mamma mia, sono sempre quelle che dico, vabbè, comunque parliamo di cazzo. Se voi non lo sapete, no, penso che si sia capito, è uno dei miei argomenti preferiti, perché ho una grandissima passione per le banane, il frutto. Vabbè, comunque detta così, vabbè, sembra brutta, ma come tutte noi, insomma, donne eterosessuali, penso che abbiamo una grandissima passione, no? Quindi abbiamo una passione in comune, almeno quella. E insomma, non ho resistito, perché... Un tipo, no, che detta così, insomma, ho fatto chissà che, un tipo ha pubblicato su Instagram, che io non guardo mai perché sembra che io stia perennemente sui social, io non ci sto mai se non per rispondere a voi, ultimamente manco quello perché non c'ho tempo. E insomma, ha pubblicato un reel, uno che praticamente dice le cose che vede, che sente, no? Oh. Questo qui ha visto praticamente una ragazza che ha OnlyFans, che si è aperta un profilo, non chiedetemi chi è perché non ho idea, perché che questa qui si è aperta un profilo Tinder perché vuole un moroso e ha messo nella descrizione del profilo Tinder che lo vuole alto più di 1,80 m, fin qua io lo capisco, che lo vuole che abbia almeno, 16, almeno 17 cm di banano, io la capisco perché secondo me 17 cm insomma non è proprio tutta sta, non è tutta sta elica, perché sarà che sono abituata troppo bene. Però, ecco, quindi insomma, e comunque avendo anche testato ai bananini, ai bananoni, cioè non c'è un cazzo da fare. Non è vero che le dimensioni non contano, contano anche massa, dopo per carità c'è tutto un insieme di cose, no, però
E tutti i maschi indignati sotto, indignati, che io non ho saputo resistere a scrivere, vabbè, ragazze, è anche stata, cioè lei è stata davvero, io sono più esigente di se di necessità, ma molto, e piuttosto sono senza. E a parte che poi la misura, bisogna anche vedere come sono fatti, perché alcuni sono proprio brutti da vedere, cioè proprio fatti male, e grandi o piccoli che siano, comunque sembra di essere dall'ortolaio. Comunque i frutti vendono, no? Stiamo parlando di frutta, no? Banane, frutti esotici, così, quelle un po' più grandi, quelle un po' più piccole. E tutti i maschi sotto come delle fighe secche, giuro, impazziti. E lei cosa offre? Voi guardate solo le misure. Intanto su una vedice che gode, mentre voi glielo usate, state buttando il banano dentro nella busta della spesa, lei sta mentendo, perché se ce l'avete sotto i 15 lei sta mentendo. Poi magari siete bravi in tante altre cose, però non prendiamoci in giro, ragazze, non mentite mai su queste cose. Qua la zia Chiara, la zia Chiara ne sa, non fregate me, perché io vi smonto in due minuti, perché io sono una... Poi sui social non posso più di tanto, perché ci sono anche i miei che guardano. Io sono una molto aperta, avete capito, in generale nella vita, nelle discussioni, e sono sempre stata, diciamo, quale esempio migliore di questo? Io sono la Samantha di Sex and the City, con le mie amicizie, con le mie persone. Per cui proprio guardate, io sono Samantha. Voi vedete Samantha di Sex and the City, quella sono io. Tutte le mie amiche, io le ho instradate, io ho insegnato come si facevano le cose, io sono Samantha di Sex and the City. Quindi diciamo che ho sempre avuto una grande passione che non ho mai esternato nei social, perché sennò poi i maschi mi viene fuori un casino, insomma, poi vabbè. Dopo poi comunque mi ero fidanzata, quindi insomma non stava bene, perché poi sapete, no, se mi la vacca di turno, però io... Ho sempre parlato molto volentieri di sesso in modo molto aperto e molto libero, però insomma ci sono anche... Bisogna anche essere, no, un po' sinceri nella vita e dire le cose, no? Che insomma, se vi trovate di fronte a un bel banano fatto bene, con delle belle misure, insomma, è chiaro che è meglio quello, no? Cioè, che discorsi? Punto. Cioè, di che stiamo parlando, no? E questa qua comunque aveva anche scritto, e voglio anche che la ragazza qua di OnlyFans, che non so chi sia, nel suo profilo Tinder, cercava per appunto un uomo con questi requisiti: più alto di 1,80 m, con un banano di almeno 17 cm, che ripeto, secondo me onesta, proprio onesta, perché io chiedo di più, chiederei di più, e che fosse disoccupato, perché così lei lo mantiene lei, che lui può seguirla per i suoi viaggi, e possono viaggiare insieme, che lei fa OnlyFans anche per mantenere il suo futuro uomo, quindi lo fa per lui. Ma secondo me è onesta, no? Mi fanno troppo ridere quelle fighe lesse di quei quattro maschi insicuri che ci avranno il cazzo piccolo, che hanno paura del confronto, no? Che come se fosse solo quello il punto di riferimento per una donna, no? Cioè, quello è uno dei punti. È chiaro che se stiamo parlando di quello, no, e io non ho resistito a commentare scrivendo: beh dai, 17-16 è anche onesta, perché sinceramente secondo me è un po' piccolino, quindi 16 per me, dove andiamo? Purtroppo la media italiana è dai 13 ai 16, quindi insomma, dico purtroppo perché sì, io ho navigato un po', soprattutto appena dimagrita, che avevo tutta la repressione adolescenziale che non avevo avuto per appunto, cioè ho cominciato ad avere i miei rapporti, ma anche banalmente semplicemente uscire con i ragazzi e vedere che i ragazzi si interessavano a me quando io sono dimagrita, no? Però avevo 20 anni, non avevo mai fatto cose, quindi io sono partita proprio a batteggiare in modo brutale, per cui ho tastato tutti i terreni possibili. Detta così è bruttissima. Sono una persona molto diversa quando avevo 20 anni, molto, sono cambiata tantissimo su questo aspetto qua, però sono felice di essere stata così un po' zoccola, perché ho fatto varie esperienze che mi sono servite per capire cosa voglio e cosa non voglio. Cioè, oh mio Dio, beh, certa roba che proprio dire
Forse anche per quello che sono così esigente verso me stessa, perché essendo esigente verso me stessa posso anche essere esigente su quello che voglio a fianco a me. No, questa è la mia opinione, perché non è che posso dire no, io voglio uno come Brad Pitt e poi faccio cagare, perché no. Ecco, questo sì. Quanti discorsi complicati in questo video, aspettate un attimo, lo sfermo il naso. Comunque sono anche discorsi che abbiamo fatto nel mio periodo qua estivo, dove c'era stata quella rottura lì. Non c'è più la rottura, non so se si era capito, però lo dico o non lo dico, non fatemi domande perché non voglio più subentrare con quell'argomento là della mia vita qui, perché poi viene fuori il casino di quest'estate con... Voglio evitare possibili cose di nuovo del genere, per cui ecco, e lo dico così nel mezzo del video in modo che solo chi mi segue più attentamente capisce e sa, ma in realtà poi di qualcuno di voi lo sapeva già, con chi mi sento anche in privato, insomma così. Ecco, comunque, anche quest'estate se ne è parlato varie volte del discorso del cosa voglio, cosa mi sento di poter pretendere dall'altra parte a livello estetico. Poi è chiaro che non è l'unica cosa, è chiaro che mi posso anche innamorare di uno che esteticamente non è nei miei canoni, perché l'amore, sapete, no, l'amore è cieco e ci sono tante cose dietro l'innamoramento, questo è chiaro, però idealmente parlando è chiaro che ognuno di noi ai propri gusti, non è come dire a me piace il rosso, no, guarda, ti devono piacere tutti i colori perché sono sicura che se vedi quel blu ti piacerà. Ho capito, forse sì, però comunque di base mi piace il rosso, no, c'è, capito, questo è il discorso. E sotto comunque mi hanno risposto un sacco di ragazzi, boh, chissà che cosa hai visto tu, ragazzo mio, se sapessi cosa ho visto io ti andresti a buttare nel Brenta. Se si incazzano così tanto vuol dire che sanno veramente il cazzo piccolo, perché di solito uno che non ha, cioè io non mi sarei mai, era, cioè se avessero parlato delle tette in quei termini là non me ne sarebbe fregato un cazzo, perché che cosa mi interessa, ma non solo adesso perché ho le tette grosse rifatte, ma anche quando c'avevo le mie tette di merda non me ne sarebbe fregato un cazzo, onestamente, no? Cioè, se uno dice a me piacciono le tette grosse, che ti dico, che c'hai ragione, cioè, no, non è l'unica roba, ma guarda, figa, come posso darti torto, no? Mi fanno un sacco ridere i maschi che quando gli tocchi l'argomento grandezza pene, proprio vanno in panico, no? Non parlare delle misure delle banane, le banane non hanno altro da dare. Sì, ho capito io, però, parlando di soldoni, no? Stiamo parlando di quello. Bellissimi quei commenti là. Insomma, mi rispondono incattiviti come la morte. Io mi diverto un sacco perché dico proprio, non ve la darei neanche per farvi la carità. Nemmeno se foste fighe. Tra l'altro uno era anche un palestrato. Cioè, guarda, mi verrebbe... Volevo rispondergli, guarda, sei anche carino ma non te la darei neanche per pietà. Solo per una risposta così stupida, cioè sei proprio cretino, no? Uno mi ha risposto prima, che mai è passato un po' da quando ho fatto sto commento, no? Però si vede che vanno in cerca di guardare i commenti. E uno mi ha scritto, eccone un'altra che guarda solo le misure, poi se vi menano va bene uguale. Ma che cazzo c'entra? Ma chi ha parlato di qua? Qua si stava parlando, il concetto del video parlava della grandezza delle banane che questa ragazza ha richiesto. E io su quello ho commentato, no? Che ridere che mi fanno, forti, cioè proprio l'uomo medio là, non commento mai quelle robe lì, però questo mi ha fatto troppo ridere, ho detto no, qua devo commentare assolutamente che mi diverto un po'. Comunque una volta arrivata qui, do un'altra fissatina, anche qua, no, ma poi ditemi la verità, adesso se i ragazzi che mi seguono non vi sentite inclusi chiaramente nella conversazione, però speriamo, generalizzando, l'uomo medio è mediocre, l'uomo medio è mediocre, è diventato una figalessa, perché veramente fanno le fighe lesse, cioè proprio non gli puoi dire niente, che no, che stai dicendo? Cioè peggio veramente di una figa secca, neanche lessa.
che io veramente mi dico, ma trovi da scopare? Cioè, se tu fai così, trovi da scopare? No, perché secondo me no, forse quello è il problema. Vabbè. Io parlo così, ragazzi, non è che... No filtri, no cose, parlo come se foste qua. Comunque, parliamo di lei invece, che è l'argomento più interessante dei banani. No, questa sto dicendo una puttanata perché baratterei questa per un bel banano. Cioè, non in questo momento perché non mi serve, però dipende dal banano. Comunque, parliamo di trucchi che sono sempre una bella cosa e chiudiamola qua la parentesi ortofrutticola. Commentate con una emoticon di una banana se vi è piaciuta questa parentesi. Vediamo un po' che fare qua. Questo grigio è molto carino. Però io ho preso questa proprio per non fare roba grigia. Che ora è? Non ho tanto tempo, anzi ho pochissimo tempo. Devo fare una roba velocina, per cui guardate, prendo questo qui che è Serenity, tanto per cambiare, che mi sa che l'ho usato varie volte. E vabbè, dai. E Moon Magic, questo qua, bellissimo. Faccio una roba easy, veloce, rapida, intuitiva. Metto anche già il rossetto così poi sono a posto. Che questo non c'entra un cazzo con quello che voglio fare io. No, questo non va bene, eh. Questo lo devo togliere. No. Qua mi va bene un cicchi che chiaramente ho lì e dopo userò quello, perché sennò non ci siamo mai, perché quando si usano questi rosa qua bisogna che le labbra abbiano un senso, altrimenti viene fuori una merdata. Comunque ho detto Serenity, lo prendo con un pennello ciccione. Facciamo un body shaming al pennello. Quanto bello è qua il riflesso che ho dei capelli con quella luce qua di lato. Bellissimo. Poi la piega anche che mi sono fatta prima col fake dagger, è venuta più da favola. Adesso non so con queste mollette qua che me ne schiacciano come venga fuori, però vabbè. Io penso che buon giorno a casa, vi do la buonanotte e concluderò il vlog, perché così ce l'ho pronto da mettervi su lunedì. Devo preparare quello per domani, stasera. Cazzo, devo fare quello, mi sono dimenticata. Vabbè, ho tempo comunque. Ho tempo nel senso, l'avevo messo nel PC stamattina e stasera quando torno lo butto. A proposito di... infilare cosa, lo butto e poi lo esporto e lo metto a caricare domani mattina prima di uscire. Fortuna che Diego mi ha preso lui la marca da bollo che serviva, perché non sapevo quando andarla a prendere oggi, che ho fatto fatica anche a fare la spesa. Vabbè, comunque una volta fatto così, che non so se si veda perché si è spenta qua la lucina che ho sopra la videocamera, più qui sopra, e quindi vedete un pochino più buio. Comunque una volta arrivata così, che c'è una sfumatura molto leggera e con questo rossetto messo così non si può vedere, questo è il 33, ma il 41, vabbè, questo qua, eccolo qua. Allora, questi qua io vi ho già detto che vanno messi da soli, questi qua di Vinylink, ma infatti adesso non ti dà il colore giusto, no? Vabbè, comunque va bene così. È un po' caldo, quindi adesso cosa faccio? Io non vorrei proprio essere sfasatona. Quindi metto questo, che è Blissful, che ci sta meglio secondo me.
Questi qua, i top coat, andrebbero meglio su una base cremosa. Infatti qua voi nella paletta avete anche Love Stone, che è questa qua, che è fatta apposta per poi appicciarci dentro le pagliettine. Solo che io adesso non ci ho pensato e quindi è venuto così. È molto bello comunque, è bello questo colore, molto luminoso ma elegante. Adesso da lontano così, non so se potete vedere perché per l'appunto ho la luce che si è un po' cambiata. Mi sono messa sotto la maglietta termica perché fuori è un freddo, però non è che stiamo più bene da vedere, ma perché devo andare al corso, siamo solo noi, prova. Siccome non sono tanto convinta, vado a mettere sopra anche questo grigio qua, faccio uno smessiotto dei miei che tanto siamo tra di noi, no? Si può fare, ma sì, dai, poi questo grigio è davvero stupendo e così andiamo a dare un po' di particolarità al make-up, no? Guardate che bello, è venuto proprio, ho fatto proprio una bella cosa adesso, è venuto proprio bellino. Poi io il biondo così chiaro lo adoro coi grigi, coi make-up grigi proprio impazzisco male, proprio mi piace tantissimo. Vado a prendere con un pennellino piccolo, quello che stamattina ho usato per fare la sfumatura, prendo questo marrone qua scuro, che è Mantra. Alla mia nonna non tanto bene, è andata in ospedale ieri mattina. Sembra che si sia ripresa un po' perché le hanno fatto l'antibiotico in vena. Adesso mi stanno andando a trovarla. Io purtroppo devo, non ho possibilità di saltare il corso, altrimenti mi salta tutto. Per cui finché non ci sono robe gravi, mi tocca stare qua. Vi rendete conto? Adesso mi vedete tranquilla anche perché tendenzialmente io cerco di agitarmi il meno possibile per queste robe qua perché sennò poi. Se fosse stato che magari si poteva andare nel pomeriggio, avrei fatto comunque un salto oggi pomeriggio, ma no, le visite sono dalle 6:30 alle 7 e l'ospedale è proprio il culo al mondo, ci metto un'ora da qua andare lì cioè è infattibile per me andare stasera Poi le ore di visita, follia pura. Scusate se tiro fuori questo discorso qua che volevo evitare perché comunque cerco di darvi un po' di, come sempre, no? Di serenità quando guardate i miei video e non di robe pesanti, però si può mettere come orario dalle 6:30 alle 7 orari di visita, cioè mezz'ora scrausa. Che visita è a un anziano? Il reparto geriatrico dalle 6:30 alle 7, ho capito, ma. Secondo me non ci siamo, eh. Secondo me non ci siamo. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Adesso vediamo qua se la porteranno a casa, quando, come, perché speriamo bene, dai. Anche perché mia nonna, in teoria dei miei, era solo ospite temporanea. Poi quando è venuta giù stava, insomma, discretamente bene, aveva male le ossa, ma insomma, da semplice persona da una certa età, ecco. Perché mio nonno ha 93 anni, quindi diciamo che ogni giorno è un giorno regalato, però di base lei non ha niente, non ha malattie, non ha altro. Poi lei è una delle persone più buone veramente del mondo, infatti, dove speriamo bene, va là. Oggi, ecco cosa dovevo raccontarvi, mi è passato di mente. Oggi è l'anniversario di morte di mio fratello, no? E ho messo una roba su Instagram. Ho un sacco di gente mi ha fatto gli auguri di compleanno, ma io volevo dire, cioè io ho messo questo su Instagram, no? Perché non volevo scrivere roba pesante, no? Ho messo una foto di lui con mio papà, sottoscritto la data dell'anniversario, insomma, di morte, che è oggi, no? Cioè, ho messo questa 8288
l'anno che è morto, insomma, la data della morte, ti si pensa sempre, no? Pensavo fosse abbastanza chiaro che è una data di morte o comunque di un anniversario, magari qualcuno poteva non sapere chi era, quello ci sta, perché non è che ho scritto fratello adorato, bla bla bla. E posso sembrare fredda nel dire questo, però dovete capire che mio fratello io non l'ho, è morto prima che io nascessi, no? Quindi io ce l'ho nella mia memoria attraverso le parole di mia mamma. Nonostante sia una figura che io sento molto e che mi trovo spesso in difficoltà quando mi chiedono: ma tu sei figlia unica o hai fratelli? Mi chiedono: hai fratelli? No, ma sì, ma, cioè, capito? Mi viene sempre da dire questo ma, perché il fatto di dire semplicemente sono figlia unica è un po' per tirare corto, no? Però quando io ne ho l'occasione mi piace sempre ricordare, soprattutto negli ultimi anni di più, questa cosa. Mi piace riportare il suo nome nel presente, perché se nessuno ne parla mai è come se lui non fosse mai esistito. E non è così, perché lui è esistito, ha vissuto 2 anni di merda per colpa dei dottori, però lui è esistito. Io un fratello ce l'avrei avuto, quindi insomma il fatto di parlarne, è chiaro che mi mentirei se dicessi soffro per la sua morte, no. Mentirei perché, come dire, soffro per qualcuno che non conosco, no, io non c'ero neanche, ok? Soffro per il fatto che la sua... soffro. Non voglio che lui... che non voglio usare termini sbagliati, io non, però non voglio che lui venga dimenticato più di quel che già la vita comune fa dimenticare, no? Come è giusto, normale che sia, perché poi chi resta non si può sempre aggrappare al ricordo di chi non c'è più, altrimenti uno non va avanti con la propria di vita, no? Si muore tutti. Però io voglio, ogni volta che ne ho l'occasione, se lo posso nominare, lo nomino. E però se mi ha fatto ridere stamattina che qualcuno ha capito che comunque sì, mi riferivo, magari non sapendo a chi, però mi riferivo a qualcuno che non c'è più, e qualcuno mi ha fatto gli auguri di compleanno. Cioè, ci siete? Cioè, oppure qualcuno, ma chi è? È morto? Ma che dici? Sì. Boh, non so, mi sembrava chiaro. Aspettate che mi sistemo i capelli, dopo vi vengo a risalutare di nuovo. Un attimo, attorno. Non lo faccio qua perché ho le mani sporche e non voglio smerdarmi i capelli che sono puliti. Guardate che bella piega che mi sono fatta. Guardate, sono proprio soddisfatta della piega che mi sono fatta con il coso, con il fecchedaggio. Uno, perché è un po' che non uso la piastra e di questo sono molto contenta. E due, sì, dai, sono iper felice. I capelli sono belli, abbastanza, insomma, dai, soprattutto adesso appena lavati così, sì. E prima ho mescolato, per fare lo shampoo, dopo vi mollo, il sapone intimo con lo shampoo antigiallo della Contril, che però secondo me da solo quello shampoo lì secca un po' troppo i capelli, devo dire. Mescolandoli è venuto proprio un bel lavoretto qua, guarda che sono proprio contenta. Poi ho usato il foam, quello lì normale per asciugarli, dopo ho fatto la piega con l'altro Fake Dyson. È venuta proprio... sono soddisfatta. Dai che vado. Bacio. Stasera spero di ricordarmi di concludere questo vlog. Aspettate, che sono qua per darvi la buonanotte. Proprio potervi dare la buonanotte, devo spostarmi di là perché sono qua, non vedete niente, perché la lucina qua si è rotta. Oh, cioè, buio. Ah, ancora le lampadine, le cose accese. Aspettate, tra poco mi vedrete. Recentemente nel frattempo, perché c'è la lucina qua rotta. Io sono tornata a casa da poco, l'ho vista così, sembra moribonda, mio Dio. Sono tornata a casa da pochissimo, ho mangiato un po' di yogurt che avevo fame.
Come vi avevo detto prima, vi avevo accennato che vi volevo sapere questo perché è così basso. Aspetta, che se riesco lo alzo un po', che almeno prende un senso. Ecco, dai, che almeno mi posso fare. Oh, almeno qua ci sto. E stavo dicendo, ancora su questo perché ho aspettato che si accendessero gli etili. Volevo concludere questo vlog. Mi sono struccata nel frattempo, mi sono messa qua le mollettine. Adesso mi metto il pigiama, dormo queste poche ore. E domani mattina incomincerò, penso, un altro vlog, se ci penso. Comunque, questo intanto lo esporto. Preparo quello per, insomma, faccio i video che devo fare per voi, però volevo darvi la buonanotte in questo modo qua, che ultimamente non sono proprio prese, vabbè, avete capito il senso, non sono proprio presentissima con gli inizi, le fine, sono tutti fatti un po' così alla cavolo, però vabbè. Sto studiando le tinte per la Francesca, per farle fare la tinta a casa, che lei se la fa già, però per farla fatta meglio. Vabbè, la mia. Oh, dai, comunque sono difficili queste giornate, eh. Mamma mia, aiuto. Vi do la buonanotte, spero di avervi tenuto compagnia anche con questo vlog, Get Ready With Me, chiamiamolo come vogliamo, insomma, con questi video insieme. Vi mando un grosso bacio, fatemi sapere cosa ne pensate dell'argomento ortifrutticolo di prima. E niente, dai, spero di sentirvi presto nei commenti e di riuscire a ritornare ad avere la calma e il tempo di rispondervi, insomma, in modo un pochino più sbrigativo, sbrigativo nel senso di tempistiche più brevi nei commenti. E niente. Un bacio e al prossimo video ci vediamo prestissimo con tante novità, spero, o comunque con make-up look nuovi e niente. Buonanotte, baci! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me.